Presento i nostri ospiti, Rossella Valdrei, psichiatra e psicanalista, membro ordinario con funzioni di training della Società Psicanalitica Italiana e dell'IPA, è docente di metapsicologia e teoria delle pulsioni presso la sezione milanese di training e conduce laboratori di metapsicologia presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Genova. È autrice di numerosi articoli su riviste italiane e straniere e di diversi libri pubblicati in italiano e in inglese. I suoi campi principali di interesse sono l'applicazione della psicanalisi all'arte, al cinema e alla letteratura e la metapsicologia freudiana. I principali sono la lingua sognata della realtà, l'altro, cinema e psicanalisi nel territorio dell'alterità. Sulla sublimazione, un percorso del desiderio nella teoria e nella cura, cattive è sempre la donna, la vittima, autrici che ribaltano il mito, la morte dentro la vita, riflessioni sulla pulsione muta, la pulsione di morte nella teoria clinica e arte, e sul masochismo che è il libro su cui oggi si centrerà il nostro incontro. Io rimango al solito molto colpita dai tuoi libri perché tu hai un modo di scrivere affascinante, nel senso che parli, tratti argomenti psicanalitici anche molto ostici, ma in una maniera così lieve, portando sempre il contributo della letteratura, dell'arte, della poesia, della filmografia, che è un connubio perfetto che serve a chiarire esattamente anche le tesi più difficili psicoanalitiche. Questo è avvenuto in tutti i tuoi libri e anche in questo sulla pulsione, sul masochismo, l'ho apprezzato moltissimo. Ho apprezzato molto i tuoi incipit. Tutti i libri di Rossella hanno non un'introduzione, proprio un incipit, che può essere un brano di letteratura o una poesia, insomma un aforismo, qualche cosa che sintetizza e anticipa anche quello che sarà l'argomento del libro. E secondo me questi incipit sono un cameo prezioso all'interno del tuo modo di trattare appunto determinati argomenti molto impegnativi, perché ci permettono sin da subito di approcciare quello che è il contenuto della tua argomentazione in una maniera che arriva subito, non so se mi spiego, cioè che viene colta anche a un livello più emotivo, non solo intellettuale, ma anche emotivo. E tante cose vorrei dirti, però già adesso abbiamo sprecato abbastanza tempo, purtroppo, per questi problemi tecnici. Ma una domanda che ti vorrei fare così di primo acchito è: perché il masochismo e soprattutto quando è utile il masochismo? Allora, intanto buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti, vedo che siamo numerosi. Ringrazio molto Donatella Lisciotto, Diletta Latorre, Antonello Correale. Sì, purtroppo ho sentito pochissimo, ma riprenderemo poi con Antonello il filo del discorso. Sicuramente abbiamo tempo questa mattina. Quindi ringrazio tutti i colleghi del Centro del Novello, Centro dello Stretto, ma io li conosco da anni. Ho presentato da voi tutti i miei libri fisicamente prima di ora sono molto contenta che questo sia il primo libro presentato nel nuovo centro. Ecco, molto apprezzamento e molta simpatia per le colleghe, Donatella e Diletta, ma mi riferisco a tutte, naturalmente sono sicura che questo centro avrà un futuro brillante per il loro impegno e per la loro passione ed edizione. Loro hanno scelto di mantenere, pur con i mezzi telematici difficili, come vediamo, la formula consueta con la quale trattano i miei libri, presentazione al mattino e un film scelto dal libro al pomeriggio, e coraggiosamente hanno scelto il più lungo, non dico il più complesso, lo sono tutti a loro modo, in ciascuno io ho voluto dare una fotografia di questo arcipelago che è il masochismo. Il masochismo volevo
libro dare un'idea di una geografia del masochismo, di come da concetto che Freud postula brillantemente, genialmente, nei primi del Novecento, nel 24 in particolare, è diventato poi una galassia di cui sperimentiamo nella vita, nella clinica e l'arte, come dice Donatella, è un testimone straordinario, diversissime sfaccettature. Ecco, per cui ciascun film ne possiede una o più di una. E quindi è stato scelto uno particolarmente emblematico e importante, oltre che straordinariamente poetico. Ecco. Dunque, intanto perché ho scritto, faccio un piccolo cappello, ecco, come Antonello ha detto, nella mia mente, questo libro chiude un trittico, benché non sia nata così la mia idea. Quando ho iniziato con la sublimazione nel 2012, avevo in mente il destino delle pitture. Ero interessata a rimettere mano ai grandi temi freudiani, temi che mi sembrano oggi la sublimazione per primo. Poi la pulsione di morte, un po' di anni dopo, e incontrando la pulsione di morte, ho necessariamente incontrato teoricamente il masochismo, perché il masochismo ne è un derivato, secondo Freud. Nel 1920, in Al di là del principio di piacere, menziona il masochismo come un derivato di pulsione di morte, insieme a coazione a ripetere, nirvana ed altro. Non lo tratta nel 1920, essendo un tema così ampio e complesso, e lo riprende poi 4 anni dopo in questo lavoro, appunto, principale, però non è l'unico, ne citeremo altri, non è l'unico, che è il problema economico del masochismo. Ecco, quindi volevo rimettere mano, ecco, a questi grandi temi freudiani che mi sembrano nella psicanalisi contemporanea poco trattati, con l'eccezione della Francia e della psicanalisi francofona. In effetti la maggior parte della letteratura, della moltissima letteratura che ho trattato, come sempre faccio un'ampia parte teorica inizialmente, Freud e dopo Freud, di cui la maggior parte sono francesi, non tradotti, ecco, ho dovuto leggere in francese, a dimostrazione di come appunto si tratta di argomenti che impregnano tutta la clinica. Io direi che la clinica psicanalitica è una clinica del masochismo tout court, non che qua e là compare il masochismo. Il masochismo non è una contingenza, non è qualcosa che si incontra, in cui si incappa, è qualcosa che impregna in misura variabile secondo uno spettro che va dalle forme più lievi, più quotidiane, quello che io ho chiamato necessario. È una mia invenzione questo termine, ecco, non esiste qui in metapsicologia, l'ho inventato io, fino alle forme più eclatanti e pericolose, devastanti, ma che permeano appunto tutta la clinica e tutta la vita, che quindi è un concetto transclinico, transculturale, interessa la psicanalisi, anche i filosofi, molti filosofi, Deleuze, Sartre, i letterati, Dostoevskij, appunto già citato, che per Freud era un grande masochista. Sapete che Dostoevskij guarì dall'epilessia quando fu mandato in Siberia, per deportazione, perché si ribellò allo zar, quindi si curò con la malattia fisica, una cosa che Freud ribadisce spesso, che a volte il soggetto si cura masochisticamente da qualche cosa, ammalandosi, trovando nella malattia un appagamento, ecco, una soddisfazione. Quindi, ecco, l'interesse era un po' di rivedere, come dire, con rigore, con serietà, ma anche aggiornandolo in qualche modo, e come dice Donatella, con un linguaggio che potesse arrivare abbastanza a tutti. Mi rendo conto che sono temi ostici e difficili, mi viene un po' sempre detto, anche ieri parlando con delle colleghe milanesi che credo siano oggi presenti, temi difficili. Però cercando di renderli accessibili attraverso un mio stile narrativo, ecco, che ormai è il mio, che mi si confà, che vorrebbe arrivare abbastanza a tutti, perché il masochismo riguarda tutti. Ecco,
Non è un fenomeno del grande masochista, del soggetto, del perverso masochista. Non è così. È qualcosa che riguarda tutti. Quindi, ecco, lo scopo era di rimettere mano a questi temi che, appunto, con l'eccezione della Francia, che è un po' un universo psicanalitico a sé, oggi sono poco trattati in psicoanalisi per motivi abbastanza misteriosi, secondo me, forse per la loro difficoltà, forse perché mettono in primis il soggetto col suo conflitto intrapsichico, col suo mondo, e oggi prevale, a mio parere, naturalmente, queste sono le mie idee, una psicanalisi dell'oggetto eccessivamente rivolta all'oggetto che oscura la soggettività. Quindi possono essere molte le ragioni. E dunque ho voluto riprendere in mano e reinteressarmi di questi temi. Poi il seguito che questo libro ha avuto, l'interesse che sta suscitando, anche oggi vedo 80 persone collegate, vuol dire che c'era bisogno, ecco, necessità in qualche modo di trattare nuovamente, ecco, questi grandi temi freudiani. Dunque, necessario è un termine che ho messo io. Per capirlo, occorre rifarci, devo andare un po' indietro, al masochismo erogeno, cioè i punti che volevo in particolare sottolineare in questo libro, che come mi pare Antonello ha accennato, da quello che ho capito, erano in particolare la centralità del masochismo primario o erogeno, il ruolo della passività. E poi un'ampia parte, abbastanza un'ampia parte che ha sollevato molto interesse, più di quanto forse io pensassi, la questione assai dibattuta del masochismo cosiddetto femminile. Dunque, il masochismo erogeno, che cos'è? Freud nel 24 individua tre tipi di masochismo. Il masochismo primario o erogeno. Faccio questa piccola premessa storico-teorica perché mi pare importante per introdurre anche a chi forse non è così, non ha tanta dimestichezza con questi temi, riprendere un po' le origini del concetto. Beh, intanto diciamo che Freud fa una trattazione nel 24 un po' più completa in questo lavoro sul masochismo, ma tutta la sua opera è punteggiata da riflessioni sul masochismo, a partire dal 1905 con i tre saggi sulla teoria sessuale, in cui lo vede ancora, lo tratta nelle perversioni. I tre saggi sono un'opera straordinaria, di straordinaria modernità, se pensiamo che ha più di un secolo, dove Freud tratta le perversioni non tanto perché le perversioni siano importanti per l'analista, non le incontriamo quasi mai, il perverso non va dall'analista, lo sappiamo perché si cura già con la sua perversione, ma perché sono un modello del funzionamento mentale, le perversioni, di come la pulsione funziona negativamente alle nevrosi, come lui dice. Quindi il 1905 vede ancora il masochismo come secondario al sadismo. Cambierà completamente idea e non tornerà mai più indietro su questo. Invece, nei lavori successivi lo riprenderà nel 1916 in un lavoro che voglio citare perché è un bel lavoro con grandi intuizioni, che è Coloro che soccombono al successo. Lo riprenderà ancora 3 anni dopo, nel 19, in un altro bel lavoro, che è Un bambino viene picchiato. Lo riprende indirettamente. Ora vedremo come entreremo nella fantasia specifica di un bambino che viene picchiato. E poi ne fa una trattazione più completa appunto in questo lavoro del 24. Ma lo chiama un enigma. Ho chiamato il libro L'enigma della psicanalisi, perché è lui che lo chiama un enigma. Il tarlo del masochismo, diciamo, non lo abbandona mai in qualche modo, fino ad arrivare al 37, alla fine dei suoi lavori, in Analisi Determinabile e Interminabile, dove dirà che la passività nell'uomo e nella donna, non solo nella donna, nell'uomo e nella donna, è lo scoglio, la roccia dura dell'analisi. Oltre non andiamo, c'è qualcosa che ci limita. Sapete che è un lavoro amaro questo, il suo testamento amaro di Freud, ecco. Quindi il masochismo, benché trattato tutto sommato in un piccolo lavoro come questo del 24, piccolo, ricchissimo, stringatissimo, in ogni riga, in ogni passaggio ci sono concetti fondamentali, fondamentali davvero sulla vita e sulla morte, cioè sull'essenza umana. Però è un qualcosa, un pensiero che comunque punteggia e tormenta tutta la sua opera, cioè perché l'uomo si danneggia,
Perché l'uomo è l'unico animale che si fa del male volontariamente. Perché l'uomo cerca la sofferenza. L'epigrafe come Antonello, questo ho sentito che ho messo di Dostoevsky, dice appunto: a volte l'uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. Cioè l'enigma è non solo perché accettiamo così facilmente, più di quanto non ci sembri, di subire, di rinunciare, di subire torti, di subire offese, di farci maltrattare a vari gradi, non solo perché lo accettiamo, ma perché lo desideriamo. Questo è veramente un enigma, perché ci innamoriamo della sofferenza. Io, questo appartiene solo all'uomo, fa solo parte del bagaglio pulsionale umano. Nessun animale, se si fa del male, torna a farsi del male, nessuno. Io quando guardo le mie gatte sono sempre ammirata, lo dico sempre, della loro eleganza, della loro vita piena, come dicono i filosofi, che si basta da sé. Se passano in un punto, sul pavimento in cui si fanno male, non ci ripassano dopo. L'uomo sì, l'uomo torna sul luogo del delitto, la coazione a ripetere. L'uomo ripete quello che l'ha danneggiato. Cerca, potrei fare tanti esempi di persone che conosco, di crepe di me stessa, di tutti noi, di pazienti, in cui il masochismo non è apparente, può non essere qualcosa di denunciato all'inizio. La persona non viene per quello, ma poi lo si scopre nel lavoro analitico, la tenacia con cui il soggetto, ecco, torna sul dolore, sul soffrire. Questo è, come Antonello ha detto, un grosso limite all'analisi, un grosso limite all'ottimismo terapeutico. La reazione terapeutica negativa, il masochismo morale, cioè la volontà di stare nella sofferenza del non cambiamento, sono uno scoglio durissimo, a volte irriducibile al trattamento analitico. Quindi ecco, il masochismo rappresenta uno scandalo per il soggetto. Come Benno Rosenberg dice, un autore molto importante che ha ripreso Freud magnificamente, che dice appunto: il masochismo è un'offesa al buon senso, cioè, è illogico comprendere perché appunto l'uomo, unico animale dell'universo, si danneggia, cerca, non solo appunto accetta la sofferenza, lo ripeto, ma la cerca a volte appassionatamente, come Dostoevsky dice, e di cui lui era uno straordinario esempio. Può essere un genio il masochista morale, in quanto persona che si sottopone a sacrifici, a rinunce, può essere una personalità di grande rilievo, naturalmente, non parliamo qua di soggetti marginalizzati. Ecco, quindi nel 24 Freud individua tre forme di masochismo, non cambierà poi più idea da lì in poi, che sono il masochismo primario o erogeno, che poi la Planche chiamerà originario e Lacan fondamentale. Cito questi due autori perché il filone in cui più mi ritrovo, che è ampiamente messo nel libro, ma insieme a tanti altri autori, però il filone principale nel quale mi riconosco e che propongo è quello Freud, Laplanche, Lacan, con tanti altri interventi di autori francesi sempre. E poi nel dopo Freud vedremo Stolorov, un autore degli anni 70 americano che dà, secondo me, un grande contributo. Quindi masochismo erogeno o primario, poi il masochismo femmineo, che poi vedremo, e poi quello morale, che è quello propriamente detto. Quando diciamo masochismo, intendiamo il masochismo morale, quindi il masochista, ecco, la persona che rinuncia, che ha un severo superio, un superio crudele, eccetera. Tutti noi li conosciamo dalla clinica e dall'esperienza della vita. Ma quello che è centrale, quello che è straordinario in questa riflessione di Freud è il masochismo erogeno. Freud cambia idea, quindi, dal 1905, ribalta la primarietà del masochismo sul sadismo e diventa primario il masochismo. Cioè, cosa vuol dire? Per capire quello necessario dobbiamo capire questo. Vuol dire, come mi pare Antonello abbia detto, che la vita nasce nella passività. Pensiamo a un infant, a un neonato, preferisco chiamarlo infant, che è un termine un po' più neutro. Non c'è niente di più passivo che viene al mondo così sputato nell'universo, assoggettato
come dicono appunto questi autori, completamente anche la Olagnier al linguaggio dell'altro, la madre in primis, ma anche il padre, l'ambiente, la cultura nel suo insieme. Certo, la madre ha un potere enorme all'inizio, è il primo oggetto e lo rimane per molto tempo. Ma quindi il masochismo erogeno primario è il masochismo fondamentale col quale veniamo alla vita, è la posizione stessa basica, ontologica dell'esistenza, nascere nella passività, nella totale passività. Ora, perché erogeno? Questo è un nodo teorico di grande importanza. Perché questa zolla, chiamiamola, di pulsione di morte originaria che ristagna nell'io dell'infanzia e che se si estrofletta all'esterno diventa sadismo, il sadismo quindi è meramente secondario rispetto al masochismo, è l'espressione all'esterno di questo primario, si chiama anche erogeno e forse è più corretto chiamarlo così perché legandosi ad Eros garantisce la vita, questo impasto primario, impasto disimpasto, sappiamo che è la formula della vita, no? Della vita è legata a quanto riusciamo ad impastare la pulsione di vita con la pulsione di morte. L'organismo, dice Freud, al di là del piacere, sceglie da sé la sua propria morte. La morte è insita alla vita, non è qualcosa di estraneo, di esterno. Quindi il masochismo erogeno è questo masochismo primario, che appunto altri autori chiamano con altri nomi, che però sono sinonimi, originario o fondamentale, quindi se lo si trova con questi termini è la stessa cosa, che legandosi ad Eros garantisce la vita, garantisce la tolleranza anche della realtà, la tolleranza della rinuncia insita nella realtà. Quindi, perché ci sia vita, occorre che il masochismo primario, questa posizione di passività primaria con la quale veniamo al mondo, si leghi subito ad Eros. E questo avviene probabilmente grazie all'oggetto, non soltanto probabilmente, c'è qualche cosa anche di costituzionale che oggi non è più di moda dire, mi rendo conto, ma io non volevo fare un libro di moda, io volevo cercare di sfrondare il politicamente corretto e to toccare temi scottanti, scabrosi, che appunto vengono un po' edulcorati oggi in una psicanalisi molto rivolta all'oggetto, ecco, che oscura un po' il soggetto. E quindi c'è vita, nasciamo nella passività, gettati appunto al mondo così inermi, nudi, bagnati, affamati, urlanti, e se non c'è un oggetto che raccoglie armoniosamente, il più possibile armoniosamente, questo grido, questo urlo, come dice Lacan, non c'è vita, o c'è vita danneggiata fin dall'inizio. Ora, poiché è una posizione libidica primaria, la passività, ecco, voi capite che potrà essere sempre nel corso della vita rierotizzata, rilibidinizzata. Per questo è così facile il masochismo, con uno spettro molto vario, dalle condotte più lievi, più preconsce. Da appunto la donna che si fa massacrare, uccidere, o dal kamikaze che si fa saltare in aria, ecco, quindi è tutto uno spettro naturalmente che copre un po' tutta l'esperienza umana, da quella più fisiologica a quella più patologica, però è incomprensibile se non mettiamo in causa una passività primaria che in quanto ormai esistente nel soggetto può sempre per ragioni interne o esterne venire rilibidinizzata, rierotizzata. Ecco. Quindi questa è la posizione masochistica fondamentale che ci riguarda tutti, con la quale veniamo al mondo e che poi appunto quindi non è una contingenza, non è un fatto che incontriamo che riguarda altri, no, non è così, ci riguarda tutti, alcuni più sfortunati, più
portati anche o più sfortunati per carenze oggettuali primarie, per difficoltà edipiche o anche più portati pulsionalmente. Dobbiamo ammettere che ci sia un elemento quantitativo, un elemento soggettivo, pulsionale diverso in ciascuno, per cui più facilmente questa pulsionalità può essere rierotizzata. Però serve anche alla vita. Serve anche alla vita il masochismo. Se esiste nel mondo freudiano sempre dualistico, le cose hanno sempre un senso. C'è passività e attività, piacere e dispiacere, io e oggetto, pulsione di vita e pulsione di morte. La pulsione di morte stessa ha un versante di morte, ma neanche uno vitale che ho descritto nel libro precedente, che è la funzione soggettivante, cioè quella funzione che Green chiama del negativo. Di negativizzare l'eccesso, questo eccesso pulsionale con cui nasciamo, questo piccolo infans che è un fascio di pulsioni, cosa ne fa? Dove le mette per tutta la vita? Quindi passiamo la vita a dare organizzazione all'eccesso attraverso la scarica, attraverso il sintomo, attraverso il linguaggio, nella migliore delle ipotesi, attraverso la sublimazione. Come stamattina, questa è un'esperienza sublimatoria, se vogliamo, in cui abbiamo un piacere, ci auguriamo un piacere, un interesse indiretto attraverso una meta indiretta, che è una conferenza, che è un incontro, di parola, telematico. Quindi, scopo della vita è legare l'eccesso, governare questo eccesso che non abbiamo scelto, col quale ci troviamo ad avere a che fare. Il masochismo calmierà questo eccesso, il masochismo che ho chiamato necessario, che forse altri autori chiamano in altro modo, forse Lacan lo chiama simbolico. È la quota, diciamo, costituisce la quota necessaria di rinuncia, di posticipazione della soddisfazione, di rimando della gratificazione necessaria a vivere nella vita individuale e collettiva. Espressioni del masochismo necessario sono varie, pensiamo all'altruismo, ad esempio. L'altruismo, io rinuncio a qualcosa in favore di un genitore anziano, di aiutare un altro, per il bene di qualcuno che mi è caro o per la collettività stessa. Se non ci fosse il masochismo primario, saremmo tutti sadici. Cioè la pulsione di morte originaria sarebbe tutta fuori, tutta estroflessa, quindi sarebbe impossibile la vita e la civiltà. Posso passare ad un'altra domanda che si collega abbastanza a quello che tu stai dicendo, proprio quando citi Dostoevskij. Tu dici: se si vuol far torto a un uomo, bisogna infliggergli la libertà. Niente come la libertà attira e spaventa l'essere umano. Quindi ti chiedo, sembra che l'individuo non può consentirsi quello a cui in verità ambisce da sempre e per il quale fa tante battaglie anche ideologiche, cioè l'essere libero. Al contrario, è sottomesso a quello che tu definisci masochismo religioso. Questi, il masochismo religioso, si alimenta dalla dipendenza di tutto ciò che viene definito il doloroso piacere o il piacere del dispiacere, e che è legato in particolare al corpo, cioè una parte in cui, del libro in cui tu dedichi questo doloroso piacere in particolare al corpo. Nella contemporaneità esistono derive masochistiche a carica del corpo, ma al di là degli aspetti psicopatologici che sono, non so, gli attacchi al corpo, l'attitudine a tatuarsi tutto il corpo diffusamente o a radersi in maniera più o meno parziale, bizzarra, l'instancabile frequentazione nelle palestre, come tu riporti nel tuo libro. Allora, questi comportamenti includono una sorta di fidelizzazione al dolore e alla ricerca del dolore. Possiamo definire che esiste un senso, il senso di una religione del dolore? C'è una religione del dolore? Ed è collegata al masochismo questo? Sì, secondo me sì, potremmo chiamarla è corretto, religione del dolore. Tu fai riferimento a un libro
che ho citato nel libro di Mark Griffith, uno scrittore americano non tradotto purtroppo, che parla dei nuovi culti, delle nuove religioni, tra cui introduce e inserisce il culto delle palestre, i cui fedeli che si piegano al nuovo dio del corpo, non tanto del corpo magro, che è più femminile, del corpo scolpito, come una nuova scrittura di New York, questo un libro che prese a New York, infatti, come un nuovo dio. Sì, si può parlare direi, come dice Green, di narcisizzazione della sofferenza. La sofferenza può essere libidinizzata, cioè dare piacere, in virtù di quanto detto prima, il fatto che esiste immanentemente in noi come fatto ontologico, e può essere narcisizzata, cioè essere fonte di un ritorno narcisistico. Tu hai citato, poi torno su questo, due punti, la libertà e il corpo. La frase di Dostoevskij, appunto l'ho citata, è di Dostoevskij, mi pare, nei Fratelli Karamazov, ma Dostoevskij in più passi dice questo: volete fare un torto a un uomo? Dategli la libertà. C'è grande saggezza, grande verità in queste parole. La libertà è un onere faticosissimo, facciamo di tutto per liberarcene. Certamente all'interno di un conflitto intrapsichico, niente è facile nella psiche, una parte di noi la vuole, la ambisce, la rincorre, ne fa, come tu dici, bandiera ideale, ma un'altra parte di noi a vario grado invece fa di tutto per limitare la libertà. Non solo Dostoevskij, belle pagine su questo le scrive anche Sartre. Sartre, nell'essere nulla, dedica un capitolo al masochismo, un capitolo dentro i rapporti interpersonali, così li chiama. E dice una frase molto bella, un'espressione molto bella: mi riposo nell'altro, cioè il masochista, o comunque la condotta masochistica, cerca di riposarsi nell'altro, cioè di liberarsi di questa fatica che è la soggettività, della fatica di essere se stessi per tutta la vita. Cioè, ci tocca tutta la vita sostenere il peso della soggettività. I nostri pazienti in generale non riescono. La principale domanda di analisi implicita sotto il sintomo è: fammi diventare un soggetto, aiutami a farmi diventare un soggetto. Oggi forse più di prima, non sono così sicura se, come dire, se al tempo di Freud, rispetto ad oggi, ecco, insomma, il vissuto più frequente col quale l'analizzando oggi arriva è: non ce la faccio. Non ce la faccio, non sono in grado, non sono all'altezza, cioè la tirannia dell'ideale dell'io, più ancora che del superio, oggi probabilmente, a mio parere. Quindi probabilmente nella contemporaneità, vista l'opzione delle scelte che si è ampliata, per fortuna abbiamo più scelte di libertà rispetto a un secolo fa, 2 secoli fa o addirittura al Medioevo. E questo però non ci facilita necessariamente, non tutti noi. I più fragili di noi, gli adolescenti che sono in un crocevia identitario difficile, cercano di limitarsi in qualche modo la libertà, andando male a scuola, non dando la maturità, non laureandosi. Quindi sono infiniti i modi con cui evitiamo la libertà o una libertà teoricamente totale. Quindi Dostoevskij, Sartre, l'arte, Freud l'ha sempre detto, quando non capiamo qualcosa chiediamolo ai poeti. Aveva ragione, perché i poeti intuitivamente ci arrivano prima. La loro trattazione della materia umana è, come dire, non ha bisogno di teorizzare, ecco, ci arriva direttamente, ci arriva diretta. Dunque è vero, la libertà è uno spettro che ci fa paura e che in vari modi, attraverso il sintomo è un grande impedimento alla libertà. Il sintomo che contiene godimento, il sintomo per noi ha un significato, no? Non avviene mai lì a caso, no? Il sintomo isterico come esordio della psicanalisi, come momento inaugurale della psicanalisi, oggi non è forse più in primo piano, ma lo sono altri sintomi in primo piano: anoressie, disturbi alimentari,
L'ossessione sono rimaste tale e quale come ai tempi di Freud, non sono certamente diminuite. Tutti questi sono impedimenti alla libertà, impedimenti alla soggettività. Molto interessante. E dunque, ecco, certamente il masochismo, chiamiamolo così, le condotte masochistiche, possono costituire modalità di liberarci da questo onere della soggettività, di questa fatica dell'io, di reggere un io, di sfarsi dell'io. Ho citato nel libro un libro famoso, un romanzo erotico molto famoso, che non ha alcun valore letterario, ma lo ha psicanalitico, Histoire d'eau, la cui autore peraltro è una donna, fu fatto anche un film, ma ripeto, non ha valore artistico il libro in sé, lo ha psicanalitico, o è una donna, o zero, nessuno, nessun nome, che accetta che l'amante la presti, diciamo, a degli uomini in un castello di Roissy, dove si sottopone a qualunque vessazione, umiliazione, sadismo, fino ai limiti da sopportabile. Il romanzo è quasi insopportabile, ecco, per un lettore, diciamo così, normale. Ma non è un romanzo di perversioni. Il suo interesse va visto, secondo me, in questa luce, cioè la spogliazione dell'identità, che in O è al massimo, divento zero, non sono più nessuno, o non soffre, o non vuole lasciare i suoi flagellatori, tutt'altro, lei vuole restare nel castello. Poi le fini sono diverse a seconda delle versioni che ne furono date, ora non entro nel merito, non è così importante, ma ecco, è importante come esempio artistico estremo, ma non solo artistico, esistono anche nella vita questo spogliarsi di soggettività. Appunto perché la soggettività è un onere insopportabile per alcuni di noi in particolare, i più fragili. E allora il masochismo, la rinuncia o l'esporsi alla sofferenza o al farsi far male, diventano una modalità, una strategia, direi, una strategia formidabile per evitare questo compito. L'altro. Molto No, no, dimmi. no, mi sembra molto bella questa tua argomentazione sulla libertà, sul limite della libertà, sulla passività, e hai dato in diretta un esempio di quello che ho detto io all'inizio, cioè riportando la storia di Stuart Do, siamo entrati ancora di più in merito all'argomento teorico, attraverso la storia di questa donna che si è completamente assoggettata fino a perdere interesse di se stessa. Ma questo mi sembra proprio una tua grande capacità di riuscire a associare la teoria alla contemporaneità attraverso gli strumenti appunto cinematografici o la letteratura, e ci permette di entrare veramente in merito alla comprensione di fatti molto profondi, direi, come l'hai detto tu, scandalosi, perché il masochismo effettivamente è un aspetto scandaloso della vita dell'individuo, che è una iattura, potremmo dire, che lo limita in tutto e soprattutto senza presentarsi, arriva così improvvisamente senza presentarsi. Far rivivere quella passività dell'infant che disturba l'evoluzione e le trasformazioni. Senza presentarsi, hai detto bene, perché appunto in quanto derivato di pulsione di morte, la pulsione di morte è muta, non dimentichiamo, non fa rumore la coazione a ripetere, non fa rumore il nirvana, non fa rumore il masochismo. In una bellissima frase del 23 in L'io e l'es, Freud dice che il frastuono della vita deriva da Eros, quindi il rumore della vita, tutto quello, questo parlottare della vita è erotico. Questo ce ne accorgiamo, è come il sadismo anche contiene Eros, per cui lo notiamo il sadismo, ma la pulsione di morte è silenziosa invece, è muta e anche il masochismo quindi giustamente fa la sua comparsa quando non è così eclatante come nei casi appunto, ma che però ci sono nella realtà e nell'arte, fa la sua comparsa silenziosamente nel soggetto. Quindi è vero, è muta. Riguardo al corpo. Tu hai citato tatuaggi, piercing,
Effettivamente non sono argomenti che io ho in sé particolarmente approfondito, ecco, ma effettivamente mentre queste sono diventati diffusissimi, in tutti i paesi ormai sono nati negli Stati Uniti, che li abbiamo importati, come tutto quello che arriva dagli Stati Uniti, e ora sono diffusissimi in ogni età, non sono più neanche una cosa adolescenziale, un tempo lo erano, ma ora in ogni età prevalentemente adolescenziale. Mentre ecco, in epoche o in popoli cosiddetti primitivi, che poi non lo sono, ad esempio in Polinesia, i Maori, i tatuaggi, i piercing hanno significati di iscrizione in una cultura. Direi che qui è quasi l'opposto, cioè sono proprio segni identitari di appartenenza che hanno preso il posto di riti iniziatici che non ci sono più. Sono proprio, come dire, credo, ecco, all'opposto che i primitivi della Polinesia, credo che qui non abbiano significato simbolico nella maggior parte dei casi. È lì una stella sul braccio, un serpente sulla spalla, una scritta sul corpo. Non credo che nel nostro mondo occidentale abbia un significato di simbolo da tradurre. Anzi, è un'attestazione probabilmente identitaria. Mi distingo da te, io ho una stella, tu hai l'altro adolescente, tu hai il serpente. Ecco, tra l'altro, marchi indelebili. Nella maggior parte dei casi indelebili, il soggetto li fa e non li leverà più, quindi proprio hanno a che fare con l'identità più che con l'iscrizione in una cultura. Anzi, appunto, semmai mi viene da dire, sono più tipici di una cultura a riti deboli come la nostra, a ritualità deboli come la nostra, che non ha più passaggi iniziatici e quindi in qualche modo l'individuo deve darsene uno, ecco, in qualche misura. Perché giustamente lo citi? Riguardo al masochismo, in fondo il piercing è bucarsi, fa abbastanza male nell'atto in cui lo fai. Anche i tatuaggi, a quanto ne so, sono tanti piccolissimi aghi, infinitesimali, quindi comportano una certa quota di dolore. Ecco, io credo che se un significato ce l'hanno, oltre a questi che abbiamo visto, identitari, di appartenenza, che prendono il posto di un rito di socialità, sia libidico, procurano una certa erotizzazione, un certo piacere libidico. Non a caso il piercing crea un buco, e il buco è una zona erogena per eccellenza, un buco spesso vicino ai buchi, l'orecchio, ad esempio, il naso. E i buchi, Freud ci insegna, i buchi del corpo sono zone erogene, i punti di passaggio tra l'interno e l'esterno. Ecco, quindi non mi sembra un caso che il piercing venga fatto in prossimità di orifizi, ed è esso stesso orifizio, in quanto si costituisce come una nuova piccola zona erogena, sicuramente inconsciamente al soggetto, ecco, e questo ne spiega anche la diffusione, il fatto che il soggetto si sottoponga a un dolore, a un piccolo dolore che magari dura una mezz'oretta, ma è un dolore, se non sarebbe spiegabile se non in virtù di una erotizzazione, ecco, se non fosse qualche cosa di libidico, appunto nuove zone erogene, potremmo dire, dei corpi contemporanei in qualche modo. Mi ha fatto ricordare una giovane ragazza che quest'estate mi diceva che avrebbe dovuto farsi un piercing all'ombelico. Me ne parlava con un entusiasmo e un'eccitazione, come mi ha detto, è proprio una cosa bellissima. Anche l'ombelico è un foro, anche l'ombelico è una zona erogena. Poi è il punto di sutura del rapporto materno, diciamo. A proposito del masochismo femminile, volevo affrontare con te questo argomento che mi sta molto a cuore, tra l'altro. Tu dici, quando ascolto le mie pazienti, osservo la donna nelle tante espressioni della vita, ripenso alle crepe di me stessa, mi appoggio alla letteratura, non posso fare a meno di pensare a quanto sia disposta a fare la donna per essere amata, o prima ancora per sentirsi soggetto. Allora, la tesi che esponi è dunque che la donna sia soggetta ad un uomo non solo per essere amata, ma per costituirsi come soggetto.
tema che torna centrale nel film che vedremo nel pomeriggio, che delinea un femminile passivo, astorico e dipendente. Laddove scrivi, riportando le parole della Deutsch, tutta la vita psicologica della donna, dalla deflorazione al coito al parto, devono essere masochistici per essere possibili. Ed è in questa cornice che si realizza la femminilità. Il femminile può dunque esistere nel riconoscimento di sé attraverso l'altro o per non perdere l'amore dell'altro. Sarebbe come affermare che per non perdere l'amore si perde se stesse. E dunque, tu introduci un tema molto spinoso. Ho voluto dedicare un capitolo a questo argomento, consapevole che era un tema spinoso e anche questo ormai poco affrontato dalla psicanalisi contemporanea, appunto con l'eccezione dei lacaniani, a cui devo molto. La prima presentazione di questo libro fu fatta in ottobre in casa lacaniana e de devo dire mi sono avvicinata un po' al pensiero di Lacan negli ultimi 10 anni, molto complesso, ma molto vicino a Freud anche, quindi questo lo rende poi meno complesso, cominciando a capire. E devo dire che su questo masochismo cosiddetto femminile, cosiddetto, lo chiamo così per comodità, si deve molto al pensiero di Lacan. Dunque, volevo affrontare questo tema in maniera laica, senza moralismi, senza pruderie, senza paura di essere politicamente scorretta e magari dicendo anche qualcosa da non tutti condivisibile. Io stessa non ho un'idea definitiva e sicura, è un work in progress, un problema del genere. Ecco, penso che sia difficile per tutti avere un'idea definitiva e sicura. Ho delle ipotesi che ho menzionato nel libro. Allora, intanto volevo anche rendere giustizia a Freud. Voi sapete il mio amore per Freud. Sono una vera innamorata e come tutti gli innamorati mi dedico sempre a leggere, a rileggere. Peraltro, mi ha fatto piacere sentire Roussillon in un webinar di qualche settimana fa a Napoli, come ha anche lui insistito e ribadito l'importanza di leggere Freud. Lui ha detto: io sì, leggo i moderni, è vero, leggo tutti, però ogni settimana rileggo Freud, perché in nessun testo come in quello di Freud si trova un pensiero così ricco, così fertile, così. Ne abbiamo ancora per centinaia d'anni. Altro che superato da imparare da Freud. Intanto volevo rendere giustizia a Freud in questo senso. Sempre nel 24, nel lavoro che stiamo discutendo, Freud, il secondo tipo di masochismo, dopo quello erogeno, è quello che chiama femmineo. Ecco, sin dai suoi contemporanei ci fu una spaccatura intorno a Freud. Un gruppo con a capo la Deutsch sosteneva il masochismo cosiddetto femminile, cioè la donna è strutturalmente masochista, e un altro gruppo, un altro filone, se vogliamo, che faceva capo a Karen Horney, sosteneva il ruolo della cultura. No, la donna non è masochista, è la cultura che induce questi comportamenti. Probabilmente, ecco, questo non l'ho scritto, ma lo voglio dire, ci fu anche questo fraintendimento, nel quale l'opera di Freud è caduta. Questa è una mia interpretazione, naturalmente. È dovuta anche a un fatto di traduzione, perché nella traduzione italiana della Colorni, molto giustamente lei traduce femminio con femminio, non con femminile, cioè questo masochismo lo chiama femminio, non lo chiama femminile. Freud non nomina mai un masochismo femminile, semmai attribuisce in un primo tempo al femminile la passività, si può discutere su questo, semmai, però non c'è nessun passo in cui Freud nella sua opera chiami la donna masochista, strutturalmente intendo. Questo semmai è più da riferirsi alla Deutsch, a Helen Deutsch, che riteneva la donna, per come il suo corpo è fatto, subire il coito, partorire, naturalmente, strutturalmente disposto a
a un essere masochista che però era intelligente anche la Doi, cioè non pensiamo che parliamo di grandi pionieri, riteneva che nei casi migliori questo masochismo strutturale andasse ben convogliato in una buona femminilità. Ecco, diciamo così, in un buon uso della femminilità. Soltanto nella patologia, anche nel suo caso, si esprimeva con condotte masochistiche. Però lei riteneva la donna, come la chiama, serva della specie. Ora, l'espressione sembra brutta, ma vuole semplicemente dire che la donna ha un corpo fatto perché la specie progredisca. Ecco, la donna, non l'uomo, ha questo corpo. E quindi un pochino, anche se oggi non è di moda dirlo, un pochino l'anatomia, un pochino è destino, secondo me. Su questo se ne può discutere naturalmente. Ecco, in inglese invece la traduzione con la quale Freud è noto nel mondo, della Standard Edition, li traduce entrambi feminine, femminile e femminio, non si distinguono in inglese, sono feminine. Quindi può darsi, ipotizzo, può darsi che questo abbia contribuito un po' al fraintendimento e un po' all'accusa che le femministe, anche psicanaliste, le femministe psicanalitiche, hanno fatto a Freud, di essere uomo dei suoi tempi o di considerare la donna masochista. Può darsi che questa traduzione inglese, che non distingue come noi facciamo invece femminile e femminile, abbia contribuito a questo misunderstanding, a questo fraintendimento. Peraltro, Freud, nel 1932 cambierà anche questa idea, quindi non solo non giudica masochista la donna, ma anche sulla passività. Vi voglio leggere un passo che è significativo, e che nel libro non ho messo, ma l'ho trovato successivamente, perché poi la mia ricerca è continuata, ovviamente. Nel 1932, nelle nuove conferenze, Freud scrive, proprio per chiarire questa sua posizione: persino nel campo della vita sessuale umana, vi accorgerete, perché parlava a un pubblico immaginario, no? Vi ricordate? Vi accorgerete ben presto quanto sia inadeguato far coincidere il comportamento maschile con l'attività e quello femminile con la passività. La madre è attiva in ogni senso nei riguardi del suo bambino. Tanto più vi allontanate dallo stretto campo sessuale, tanto più chiaro diventa questo errore di sovrapposizione. Le donne possono esplicare una grande attività in diverse direzioni. Gli uomini non possono convivere con i loro simili se non sviluppano un alto grado di passiva arrendevolezza. Ora, mi pare che questo passo, 12 anni dopo, il 24, davvero smarchi Freud da ogni tentativo di collegare non solo il masochismo al femminile, ma anche il passivo al femminile. La donna è attiva, lui dice, in molte direzioni, intanto come madre, è attivissima. Può prendere un bambino e decapitarlo dalla finestra. Quindi è attivissima come madre. Può dare la vita e può toglierla. Quindi ha un potere enorme. Ma è attiva in tante direzioni. E l'uomo, dice, non potrebbe convivere, il maschio non potrebbe convivere con i suoi simili nella civiltà se non grazie a un po' di arrendevolezza, cioè a un po' di passività, cioè grazie alla bisessualità psichica. Quindi, ecco, quindi volevo anche, come dire, dare ragione, ecco, rendere chiaro, chiarire meglio il pensiero freudiano su questo tema, perché a mio avviso è stato frainteso. Ho fatto, dopo questo libro, ho mandato un articolo all'International, in cui ne faccio un sunto, e nella risposta che mi hanno dato, deve ancora uscire, quello che più li ha interessati era approfondire questo fatto linguistico. Effettivamente, dice, mi hanno detto approfondisci, e io ho un po' approfondito in effetti, perché dicono questo potrebbe aprire new perspective, cioè è così importante questo concetto, l'hanno ritenuto così importante che potrebbe aprire sul femminile prospettive nuove effettivamente. E allora ho visto, ho cercato in tedesco, io non so il tedesco, però ho cercato l'opera di Freud in tedesco e ho visto che probabilmente l'italiano ha colto una sfumatura che l'inglese non ha colto nella traduzione. In tedesco Freud chiama femminile questo masochismo femminile, non lo chiama weiblich, che
che è un altro modo di dire femminile. Quindi può darsi, ecco, non lo so, ma può darsi che la traduzione abbia contribuito a questa bagarre che si è poi diciamo, mossa intorno a Freud. E per dirvi come è interessante questo concetto, i colleghi dell'International mi hanno chiesto proprio su questo di approfondire, tanto che l'ho cercato appunto nell'opera in tedesco. Ma detto questo, ecco, quindi sgombrato il campo che secondo me Freud e con lui anche Lacan, anzi Lacan decisamente, non intendevano vedere nella donna un matrimonio strutturale. Cioè, strutturale cosa vuol dire? Voglio essere chiara, non va confusa la struttura col comportamento. Ecco, come psicanalisti non possiamo essere superficiali e confondere la struttura col comportamento. Il comportamento può essere masochista. Le donne masochizzate. La struttura però non lo è, è diverso. La struttura è masochista in un perverso e a mio parere la perversione è rarissima nella donna, non c'è quasi mai, ecco, nell'opinione che mi sono fatta dall'esperienza clinica e non solo, ma in gran parte dall'esperienza clinica, una donna accetta comportamenti masochistici in generale per essere amata e in seconda misura per diventare un soggetto. Cioè, ho individuato. Questa è una perversione, scusa Rossella, potrebbe essere questa una perversione della donna, quella di accettare di assoggettarsi per essere amata, per diventare soggetto. Intendiamo perversione non nel senso stretto della parola, allora, ma in un senso generico, in un senso lato, di pervertire un comportamento per ottenere un fine. Ecco, allora in quel senso sì, ma se la intendiamo nel senso stretto, nel senso con cui Freud la descrive nei tre saggi, cioè come ricerca di godimento, per cui la pulsione investe la sofferenza come a scopo di godimento, direi di no. Non mi è mai capitato di vedere, anche quando apparentemente lo sembra, ho una paziente apparentemente masochista anche sessualmente, ma anche andando a fondo in questa analisi, il lavoro analitico ha fatto emergere un nucleo depressivo di fondo, una difficoltà identitaria. Sto parlando, ecco, di donne, quelle che ho messo nel libro, anche professionalmente affermate, laureate, una è un avvocato, una è una bancaria, ne ho in mente un'altra che è un giovane ingegnere, questa che vi sto dicendo è un'artista, cioè non sto parlando in Occidente perlomeno di donne deculturate o in ambiti, no, no, sto parlando di noi, di tutte noi, cioè del femminile che noi siamo, ecco. Quindi, se intendiamo per perversione appunto un comportamento che si perverte per ottenere un qualche scopo, essere amata, essere tenuta, allora sì, ma se lo intendiamo per perversione in senso stretto come comportamento che mira al godimento sessuale diretto, cioè investe la pulsione di sofferenza come piacere, direi di no, molto raramente. Infatti ho messo nel libro un film, l'unico, La pianista, il primo che ho citato, che apparentemente è una rara perversione femminile. La pianista è un magnifico film e libro, il film è di Haneke e lo conoscerete, è molto famoso, è il libro della Jalinek, un premio Nobel nel 2004. La pianista è una donna simbioticamente legata alla madre, maestra di piano molto severa, super egoica, che nella sua sessualità privata si fa del male, si masturba dolorosamente, si taglia, è voyeurista nel sottobosco, diciamo, viennese, delle coppie, cioè tutto per una perversione. Ma anche in questo caso, il significato, lo vedremo dopo con un altro autore, solo il significato è apparentemente, in questo caso che è un caso estremo, ripeto, credo rarissimo, infatti è artistico, è un esempio artistico questo, ecco, non è una storia vera, è un esempio artistico, dove la Jalinek ha messo del suo sicuramente, ma non ha messo questo di suo, ha messo altri elementi suoi, la madre, la storia, il suonare, eccetera.
Però ecco, anche in un caso così estremo, che peraltro appunto è un caso artistico, è un'invenzione, una fiction, il masochismo di questa donna ha una funzione narcisistica, protettiva, quando le viene tolto perché un giovane allievo, diciamo, si infatua di lei e vuole sottrarla al suo universo masochistico, proponendole un rapporto d'amore, in realtà non è proprio così. Lui sembra un po' sfruttarla, questa donna sembra un po' giocare con questa donna matura e fragile e sola. Lei crolla quando non ha più questo, lei crolla, lei perde anche la musica, cioè perde tutto. Quindi, anche in un caso così estremo, il masochismo è un aggancio identitario. Più genericamente, però, ecco, io ho individuato quattro punti. L'ho messo nel libro, che mi paiono i principali punti che possono spiegare questa costellazione, che è una costellazione nella costellazione, cioè il cosiddetto masochismo femminile è un arcipelago nell'arcipelago del masochismo, perché esso stesso ha tante facce, tante varianti. E ho individuato quattro possibili matrici. Di cui una attinge al fantasma che Freud descrive in un bambino che viene picchiato, prima citato, che è mio padre mi picchia, mio padre mi ama. Cioè, cosa vuol dire? In questo lavoro del 19, Freud riporta le fantasie di donne che ha in analisi, mi pare 8 donne che ha in analisi. In tutte queste fantasie, che scompone in 3 tempi, fantasia che però scompone in 3 tempi, 2 tempi sono consci, il primo e l'ultimo, il secondo tempo, quello importante, è inconscio. In tutte queste fantasie, la bambina fantastica di essere, la paziente fantastica di essere bambina che il padre picchia e che equivale ad essere amata. Mio padre mi picchia uguale mio padre mi ama. Ora, se questo fantasma è così frequente nella donna, donne che non erano nella realtà picchiate, stiamo parlando di pazienti in analisi di Freud, non erano picchiate nella realtà, non c'entra nulla la realtà, questo è un fantasma. Questo può essere una matrice fantasmatica a cui comportamenti, cedimenti, preferirei chiamarli cedimenti masochistici, magari contingenti nella vita di una donna, magari perché incontra un certo partner, come la mia paziente, le si scatena questo, le diventa conscio incontrando un uomo sadico, magari perché la vita le prospetta alcune situazioni di sudditanza, di sul lavoro, di maltrattamento, quindi può anche incontrare contingenze adulte, non necessariamente infantili, però se c'è una fantasia così, così frequente, non ubiquitaria forse nel femminile, ma così frequente nel femminile, è sicuramente una matrice fantasmatica alla quale cedimenti masochistici possono attingere. Questo è il primo punto. L'altro punto è il farsi oggetto per essere amata. Il terzo, adesso collegata, è il farsi oggetto per diventare soggetto, che secondo me è il più importante, e ora ci torno. E il quarto, se vogliamo, la più generica tendenza femminile a rivolgere verso il sé l'aggressività rispetto all'uomo. Le donne tendono più facilmente dell'uomo a sentirsi in colpa perché rivolgono verso il sé l'aggressività, mentre l'uomo più facilmente, parliamo un po' di stereotipi, per carità, poi il soggetto è singolare naturalmente, però più facilmente l'uomo tende a invece dirottare all'esterno l'aggressività e quindi mors tua vita mea, diciamo, cioè la donna a volte è mors mea vita tua, un po' all'opposto. Trovo il terzo punto il più importante, cioè questo lo devo a Lacan, farsi oggetto è una definizione lacaniana. Lacan non dedica nessun seminario specifico al masochismo, però ne parla qua e là in diversi punti molto interessanti. E lui dice che il masochista, in realtà uomo e donna, non ricerca. Il fine del masochista non è la ricerca di piacere erotico diretto, quello può esserci, sì, concomitante, grazie al coeccitamento libidico, per cui le cose vanno insieme, Freud ci insegna, no? Ma cerca il farsi male per essere amato o per diventare soggetto.
Cioè, sei tu che mi dai la soggettività. Io acquisto consistenza se tu ci sei. Ecco, io trovo che questo sia l'aspetto principale nel cosiddetto masochismo femminile, che può apparire a volte così intenso da essere strutturale. Vi ripeto, io ho una paziente che proprio arriva con questa richiesta, molto rara per la verità, ecco, già consapevole, grazie a un pregresso percorso psicoterapico di questa sua cosa, però non vista abbastanza nella prima analisi, la vuole rivedere in una seconda analisi con me. E quindi anche laddove è esplicito e apparentemente comporta un eccitamento sessuale, ma lo comporta un eccitamento sessuale, lo comporta appunto grazie al coesitamento libidico, per cui non deve depistarci il fatto che ci sia anche un godimento, ma non è quello il fine. Il fine è che tu mi dai consistenza, tu mi dai soggettività, io senza di te non esisto. E questo è un po' il tragico del femminile. È molto più raro trovarlo in un uomo, non impossibile. Mi hanno fatto notare alcuni colleghi, chiacchierando, parlando, che ad esempio giovani adolescenti maschi, se abbandonati dalla ragazza, si perdono, come se perdessero se stessi. È vero, può capitare. Tuttavia, nella donna questo è molto più frequente. Se una donna viene abbandonata, può perdere se stessa. Io ricordo una paziente giovane, un giovane ingegnere, che dopo un abbandono sentimentale mi ha detto: io non so più chi sono. Non aveva perso l'oggetto, aveva perso il soggetto. E questo è tragico, questa è una tragedia, ecco, del femminile. Quindi sei tu che mi dai consistenza. È molto più difficile che accada in un uomo può suicidarsi se perde il lavoro, se la ditta fallisce, abbiamo visto tanti suicidi di imprenditori veri, ad esempio, nella crisi del 2008, è molto più raro, ecco, perché perde una donna, cioè non è una donna a dargli consistenza, è lo stato sociale, è la professione, è il denaro, mentre per una donna può essere l'uomo a dargli consistenza. E allora capite che in virtù di questo accetto tutto, che mi maltratti, che mi picchi, che mi esili, che mi svaluti, pur di essere un soggetto. E pur di non essere libera, ci riagganciamo a quanto prima detto, pur di non essere libera di essere un soggetto, cioè si uniscono le due grandi componenti del masochismo, quello femminile, appunto, mi dai tu la soggettività, e quello generale, la difficoltà a essere un soggetto, che se vogliamo per la donna è più grande. È più forte perché? Perché lo sappiamo che il complesso edipico per la bambina è più difficile, è più accidentato che per il bambino. Cioè, diventare donna è un percorso più difficile che diventare maschio, perché la bambina deve staccarsi da un oggetto identico, che è la madre, e non ha nulla che la separi, non ha un pene che la separi, non ha una differenza che la separi, non ha un fallo che la separi, è uguale a colei, per cui deve staccarsi, per cui indugiare in quella passività per la bambina è molto più facile, è culturalmente anche più consentito, mentre il maschio scappa dalla passività, il maschio subito si rivolge a un'altra donna, certamente, a un'altra donna. Io Quindi posso interromperti perché volevo anche riacciuffare Antonello che nel frattempo. No, io su questo discorso ho qualche perplessità. Mi piacerebbe parlarne a lungo. Ovviamente i tempi sono quelli che sono, devono parlare anche altre persone, però facevo una considerazione, se vuoi, banale. Sono molti di più i vedovi maschi che si risposano rispetto alle vedove femmine, che invece non hanno bisogno di vivere accanto ad un uomo, rispetto al fatto della consistenza di cui parlavi tu, no? Cioè, mi chiedo se effettivamente l'uomo è più un discorso sociale che sostiene questa posizione per cui la donna ritrae la sua consistenza dallo stare in coppia con un uomo, perché alla fine molto spesso succede che sono i maschi che devono risposarsi per continuare a vivere, ma le donne hanno comunque una loro un'altra aura. Però, insomma, questo è un discorso che andrebbe approfondito
molto, molto di più. Ci sono un sacco di cose, un sacco di sfumature. Non voglio prendere molto tempo. Volevo ricontattare Antonello per sapere se lui, se mi ascolti, se ci ascolti, se ci sei, insomma, se vuoi intervenire a proposito di queste argomentazioni che abbiamo fatto con Rossella, così che insomma fra un quarto d'ora possiamo anche prendere una pausa, prenderci una pausa. Poi volevo passare la parola a Diletta Latorre che vorrebbe salutarmi in quanto all'inizio le difficoltà dei collegamenti ci hanno impedito di essere fluidi come avremmo voluto. Quindi Antonello, se tu hai, adesso io non ti vedo qua, se tu hai da dire qualcosa, da aggiungere qualcosa, ti ascoltiamo. Senti, volentieri, sì, io ci sono molti su cui mi piacerebbe dire qualche cosa per, come dire, arricchire il discorso che faceva Rossella. Nel campo specifico del femmineo, no? Del femminile, vorrei dire questo, che a me mi interesserebbe molto far notare come piccolo particolare il femmineo nel maschio, ecco, che secondo me è molto forte. È molto forte. Cioè, Rossella sottolinea un aspetto importante legato proprio alla specificità del femminile. Ma io ho notato nella mia pratica clinica che il maschio ha una dimensione di passività fortissima, fortissima, da cui si difende certe volte con la maniacalità, con l'arroganza, con la tracotanza, con tutti gli strumenti intellettuali o anche, come dire, fisici di cui dispone, no? Esaltando questa dimensione fallica in tanti modi che noi conosciamo, che sono spesso delle forme un po', come dire, di assertività eccessiva, di esaltazione. Però vorrei proporvi l'idea che il passivo nel maschio sia molto forte. Ma perché dico questo? Perché ci sono le angosce di castrazione. Le angosce di castrazione sono una cosa potentissima, perché l'angoscia di castrazione non è soltanto la fantasia di perdere il pene, no? E di ritrovarsi femminilizzato, cosa che suscita delle angosce terribili nel maschile, ma è la fantasia di perdere uno strumento di potenza che è il fallo, che non è il pene. Il fallo non è il pene, ricordiamocelo sempre. Il fallo è uno strumento magico, potente, che è il linguaggio, la cultura, l'intelletto, ma è qualcosa che ha a che fare col potere, con l'assertività. E allora, molto spesso, ma chi si sottomette il maschile per ritrovare questo fallo che sempre teme di perdere alla madre e all'altro uomo. Cioè, molto spesso il maschio guarda gli altri maschi per avere la conferma da loro che lui ha questa potenza e se ha paura di perdere questo strumento lo va a cercare nell'altro uomo, come dire, prestami il tuo. Ecco, prestami il tuo come appoggio, come forza, come stima, ma anche in qualche modo poi anche è una delle componenti dell'omosessualità, andare a cercare nel fallo altrui il proprio fallo mancante. Quindi, credo che senza volere all'acuta osservazione che Rossella faceva sul femminile e sul fatto che la natura certe volte sembra chiamare la donna a dei compiti particolari, particolarmente gravosi. Ecco, non c'è dubbio su questo, più di quelli che sono inflitti all'uomo. Forse questo penso che sia vero. Però io, e poi l'altro grande tema della sottomissione maschile è alla madre. La madre è in qualche modo sempre, in qualche modo, una potenza straordinaria per molti uomini, ecco, per molti maschi, e che in nome della vicinanza alla madre si possono privare anche del loro fallo, della loro soggettività, pur di essere vicini alla madre, o comunque di non distaccarsi da lei o di ricercare lei. Quindi il mio piccolo contributo a questo tema del femmineo, che però non è secondo me il punto principale del libro, ma sicuramente merita una grande attenzione perché si sa che poi tutto il discorso femminista, no, culturale, è un gigantesco discorso su questo, non mi voglio sottrarre a un confronto su questo, però in qualche modo farei l'ipotesi che sia un punto importante ricercare le forme che assume il femmineo nell'uomo e nella donna, ecco, più che dire nella donna c'è e nell'uomo non c'è, ma mi pare che assume senz'altro forme diverse, ecco.
Però il passivo nell'uomo, il cercare il fallo dell'altro come integrazione del proprio, o il difendersi strenuamente dal fallo dell'altro per timore di perdere il proprio, è una tematica maschile che non dobbiamo mai dimenticare, secondo me. Ecco, scusate se parlo dei maschi, ma insomma, in qualche modo mi pare importante parlare anche di loro, no? Ma ci sono tanti altri punti che ma forse poi dopo l'intervallo, Donatella, possiamo ritornare anche su questo, no? La rinuncia D'accordo. personale, la ricerca delle origini, insomma, ci sono molti temi su cui mi piacerebbe Però se tu ripetere. vuoi possiamo, abbiamo altri 10 minuti, insomma io sposterei la pausa fino alle 11:30, 11:20, visto che abbiamo avuto quell'inciampo all'inizio, quindi se tu vuoi non ti interromperei più, approfittiamo della connessione che in questo momento è stabile, quindi se vuoi continua. Ma accenno a due punti che però ci fanno uscire dal tema del femmineo in qualche Non modo. Il primo punto è la rinuncia pulsionale. Ecco, cioè quando mi pare che Rossella l'ha detto in un modo molto chiaro, il famoso frastuono dell'amore, il frastuono dell'eros. Ecco, noi ne abbiamo un enorme bisogno per tenere a bada la pulsione di morte. Cioè la pulsione di morte è necessaria, è fondamentale, ma in qualche modo anche tende a attivarsi esageratamente tutte le volte che la rinuncia pulsionale è eccessiva. Cioè io mi pare di avere, chiedo anche a Rossella conferma se ho capito bene quello che lei dice, ma mi pare che in qualche modo scorre nel suo libro tutta questa cosa. La rinuncia pulsionale attiva fonte la pulsione di morte, cioè l'eccesso di rinuncia diventa un godimento autodistruttivo. Ecco, questo a me mi sembra un punto molto molto importante e perpetua in qualche modo la rinuncia. Questo lo vediamo in alcune, anche in letteratura, no? In alcuni film sulla una certa mentalità protestante, no? In cui c'è sempre, sempre, sempre questo rinunciare, il piacere è sempre una colpa, il piacere è sempre una cosa negativa, no? E c'è un godimento, direi, per usare il termine lacaniano, non c'è un piacere, c'è un godimento nel rinunciare al piacere. Ecco. Ma questo Freud lo dice molto chiaramente nell'Io nell'Esso, quando lui dice il superio in qualche modo si impossessa della dimensione aggressiva, violenta, distruttiva, si impossessa della pulsione di morte e prova conferisce un godimento alla rinuncia. Ecco, questo mi sembra un punto molto importante, cioè è clinicamente molto importante questa cosa, che noi dobbiamo, come dire, attivare nei nostri pazienti anche una certa fiducia nell'eros, perché se non si attiva questa fiducia nell'eros, questo è lo strumento, non basta la conoscenza della pulsione di morte per ferrarne, perché è molto forte. È necessario, come dire, attivarle contro un'attivazione erotica che in qualche modo la tenga a bada, altrimenti si ha il cosiddetto disimpasto pulsionale, cioè in qualche modo la pulsione di morte si autonomizza e diventa completamente, dire, una violenza autodistruttiva. Questo mi pare un punto molto importante e c'ha qualcosa a che fare anche con il film che vedremo, tutto questo, no? Mi pare. Quindi stiamo attenti a non chiedere ai nostri pazienti un'eccessiva rinuncia pulsionale. Ecco, secondo me, ecco, Freud questo lo dice. La sublimazione è fondamentale, senza sublimazione non si sopravvive, ma un eccesso di sublimazione può comportare un'attivazione di un'autodistruttività o di una forma di eccessiva, come dire, attacco a se stessi, ecco, cioè non so se Rossella è d'accordo, le chiedo, conferma, come dire, strumenti da usare con misura. Sublimiamo troppo, sublimiamo abbastanza, ma non troppo, perché l'eccesso di sublimazione può comportare una frustrazione che si scarica dando in prestito al suo giadico la sua capacità di attaccarci. Su tutti questi punti poi ti rispondo. Guarda, bisogna chiudere il microfono. No, io non direi altro perché poi c'è un altro punto, ma è troppo importante per poterlo dire, che c'è nel masochismo erogeno una fantasia molto potente che potremmo chiamare il ritorno alle origini.
C'è una fantasia che in qualche modo la sottomissione mi permette un ricongiungimento con una madre idealizzata, che però non è più mia madre, qualcosa che è la natura, è la potenza sorgiva da cui proveniamo. Ecco, Facchinelli, no? Il famoso analista milanese che ha parlato molto di questo, e lui dice, ma siamo come dice anche Ferenczi, no? Siamo d'accordo che il mare è la madre oppure la madre è il mare? Cioè, come dire, no? La madre in qualche modo non è soltanto la persona che ci ha dato vita, ma è anche l'immensa natura, il mare, da cui tutti noi proveniamo. E c'è in qualche modo, forse, anche questo lo vorrei chiedere a Rossella, a tutti voi, un tema molto importante, nel masochismo, in questa distruttività erogena verso la soggettività, non c'è anche l'idea che annullandosi la nostra soggettività noi ritroviamo una incontro con una sorgente originaria da cui ci vogliamo con cui ci vogliamo ricollegare. Ecco, questo può assumere una forma distruttiva, la rinuncia alla soggettività, e questo è molto drammatica questa cosa. E il dolore diventa la garanzia che ci ricolleghiamo con questo lì. Invece poi può assumere, come nelle forme statiche, nelle forme estetiche o estatiche, può assumere l'aspetto di una gioia, di un qualche cosa che va al di là. Ecco, io credo che c'è da fare un grosso lavoro anche su distinguere il misticismo dall'autodistruttività annullante, no? E il film di stasera mi pare che ci dica molte cose su questo, ma su questo dobbiamo ritornarci dopo perché è un argomento mi pare un pochino troppo grosso per liquidarlo in poche battute, no? Ma credo che questo tema delle origini in qualche modo sia, come dire, questa tendenza del tornare all'indietro, non dell'andare avanti, del tornare all'indietro verso ciò da cui siamo nati. Ecco, c'è nel masochismo anche questo aspetto e può assumere una forma terribilmente distruttiva questo desiderio? Non so, questo era il terzo punto che volevo dire. Beh, Rossella, vuoi rispondere? Dunque, sì, prima della pausa, sul femminile maschile, Antonello, ma ovviamente hai ragione, ho dimenticato di dire prima che il masochismo femminile, Freud lo scopre negli uomini, Appunto, mentre perfetto. il fantasma ha detto prima, mio padre mi picchia, mio padre mi ama, lo scopre nelle donne, il masochismo femminile, che riteneva il più facile lui, il più facile da trovarsi analiticamente, lo individua in fantasie maschili. Dunque, non solo anche all'uomo, grazie alla bisessualità psichica, non dimentichiamo che siamo tutti un po' passivi, un po' attivi, deve essere così, anzi, ma appunto Freud proprio lo individua negli uomini. Ha ragione ancora di più per dire di come non appartenga al femminile. E quello che tu dici è molto frequente oggi, quando le donne dicono non ci sono più uomini, no? Una mia paziente dice non ci sono più uomini. E cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tanti uomini in posizione femminile, non in posizione maschile, che è quella che tu dici, di donna ladra, di omosessualità inconscia. Quindi è vero, forse oggi che si parla tanto di evaporazione del padre, di declino, un po' così, indebolimento dell'Edipo, forse oggi più di prima molti uomini soggiacciono, stanno in una posizione passiva, che le donne lamentano, io sento lamentare questa cosa, non ci sono più uomini, ecco, intendono dire questo, non ci sono uomini in una posizione maschile, appunto. Che però a differenza, la sfumatura che a me pare differenziare in questa posizione l'uomo e la donna è che più difficilmente l'uomo accetta di essere maltrattato, più difficilmente l'uomo si lega alla madre e può vivere una passività inconscia verso questa madre, fantasie appunto femmine molto spiccate, in particolare negli ossessivi, nella mia esperienza. Nei pazienti ossessivi, nella mia esperienza. Però è più difficile, ecco, rispetto alla donna che accetti quelle tematiche come la svalutazione, l'essere maltrattato, l'essere sminuito. È più difficile questo, come se avesse un narcisismo migliore, un'autostima migliore, ecco, un baricentro narcisistico comunque più solido, forse proprio in virtù dell'amore materno, che in genere una madre ama particolarmente il figlio maschio, ecco, famiglie appunto così fallocentriche, ce ne sono molte, la
la bambina è disinvestita rispetto al bambino. Quindi è vero quello che dici, ed è vero particolarmente oggi, però appunto già nel 24 Freud appunto scopre questa, scopre, diciamo così, individua questa fantasia prevalentemente nel maschio, ecco. Oggi è una posizione particolarmente frequente. Per motivi non chiari, che non so, sarebbe da discutere a lungo, ma è una posizione particolarmente frequente, questo di stare in una posizione di passività, comodamente di passività. La rinuncia pulsionale, certo, un eccesso di rinuncia pulsionale può attivare la pulsione di morte, è chiaro, il crinale è molto sottile, ci muoviamo su un equilibrismo molto sottile. Rinuncia pulsionale, cioè sublimazione, un tema che a me è molto caro, ci ho dedicato un libro che difendo, ecco, nel senso che alcuni autori come dire, la avvicinano a qualcosa di un po' di mortifero, perché sul piano metapsicologico per sublimare occorre desessualizzare, quindi c'è sempre un movimento leggermente pericoloso, perché per sublimare io devo staccare libido dall'oggetto e riportarla sull'io per poi metterla su un oggetto astratto, incorporeo. Questo movimento di erotizzazione contiene sempre un certo pericolo. Lì può avvenire di rimpasto. Quindi sul piano metapsicologico il momento, diciamo così, pericoloso, il crinale pericoloso, è appunto nella derotizzazione, che può attivare il disimpasto per motivi, chi lo sa, interni al soggetto, esterni. Tuttavia, io tendo a vedere la sublimazione, che insieme al masochismo necessario sono i due grandi portanti della civiltà. Se non avessimo sublimazione e quello che chiamo masochismo necessario, saremmo dei selvaggi, saremmo tutti Non c'è dubbio. sadici. È vero è che eccedere innesca disimpasto pulsionale, quindi pulsione di morte, certo. Se la derotizzazione è troppa, come in certi ascetismi delle sante medievali, ci sono dei bei libri anche, queste donne si autoflagellavano, digiunavano, Maria Teresa di Avila ha scritto il suo diario, da cui la Cristeva ha tratto un bellissimo libro, Teresa Mon Amour, in cui descrive molto bene questo autoflagellarsi di queste sante anoressiche, diciamo. E lì si può discutere se questa è ancora sublimazione, sono casi rari, ecco. Oppure siamo in un puro terreno di cultura di morte, come io credo. Ecco. La sublimazione per me è ancora nell'ambito erotico, nell'ambito della vita, solo che sostituisce un oggetto diretto, un oggetto indiretto. Ecco. Certamente è un meccanismo pericoloso, è un meccanismo delicato, e Freud diceva che non tutti, era molto cauto su questo. Pur riconoscendo la sublimazione, forse lo scopo ultimo dell'analisi, rendere un individuo capace di vivere nella perdita. Che cos'è la sublimazione? La perdita è fare il lutto degli oggetti. Quindi, pur riconoscendo la sublimazione, forse il fine ultimo dell'analisi, tuttavia era molto cauto e diceva, nel bel dialogo col pastore Pfister, nel bell'epistolario di Freud, attenti, perché molti nostri pazienti non riusciranno mai a sublimare, quindi non forziamoli troppo, come dici tu, non forziamoli troppo perché si scompenserebbero, non ce la farebbero, quindi c'è una grandissima variabilità soggettiva e individuale in questi fattori. Però certo sono d'accordo che l'analisi, come tu dici, deve essere erotica, noi dobbiamo immettere eros, è vero, nei nostri pazienti mortiferi. Io ho notato che a volte, molto trasversalmente, ho notato che a volte con certi pazienti particolarmente mortiferi occorre essere cauti anche a non immettere troppo eros. Poi mi sono resa conto, ho citato questo caso nel libro precedente, che con un tossicodipendente, ad esempio, che poi guarì, andò molto bene questa analisi, però negli anni in cui era ancora tossicodipendente e il suo scopo era il nirvana, cioè la pulsione di morte freudiana, che ricordiamolo, non si presta a molte confusioni questo concetto, non è l'aggressività, non è il desiderio di morte, non è la morte comunemente intesa, è la morte del desiderio, è l'azzeramento della tensione, è la non tensione, è la ricerca di tornare come a un prima della vita, a un pre-vita, diciamo, a uno zero tensione.
quando era in questi stati, se io desideravo troppo, se io sottolineavo troppo, ma anche con altri l'ho vista questa cosa, ad esempio elementi positivi, elementi migliorativi, lui si rigidiva, non voleva. Cioè, ecco, va calibrato anche a quanto Eros sottoporre persone che ne sanno maneggiare poco. Ecco, questo è delicato, questo bilanciamento del lavoro analitico. Troppo desiderio può irrigidire il paziente, può anche muovere una reazione terapeutica negativa, un transfer negativo. Questo l'ho proprio visto sulla mia pelle, che mettere Eros e calmierare questo Eros con soggetti paradossalmente particolarmente mortiferi, perché sono come se avessero uno stomaco che è anni che non mangia, ecco, come dopo un campo di concentramento, e tu non puoi nutrirli troppo appena escono, devi farlo goccia a goccia, diciamo. Lo stesso è l'Eros, c'è un autore americano, Michael Hagan, che ne parla molto bene, I legami danneggiati, un bel libro dove dice che se i legami sono troppo danneggiati, i legami primari, l'individuo cercherà di riprodurre quelli nella vita, non di riprodurre il bene, di riprodurre il male, quello che non ha avuto. E quindi il nostro entusiasmo terapeutico, diciamo, che ci deve essere, che ci deve essere. E tuttavia io ho notato, non so se è anche esperienza vostra, che va calmierato, ben dosato con alcuni pazienti per evitare appunto reazioni terapeutiche negative, cioè un troppo di bene, ecco, appunto è il masochismo che qui è in opera. Ritorno alle origini. Probabilmente sì, c'è questo aspetto mitico nella passività originaria, probabilmente sì, c'è questo, se è così facile cedere alla passività, perché è così facile? Per i fantasmi che abbiamo visto, per non diventare soggetto, per tutto quello che stiamo dicendo, però se è così facile appunto dire basta, basta. Mi lascio andare, ma chi me lo fa fare? Mi libero, no? Lasciamo perdere, basta. Chi non l'ha pensato? Evidentemente ci deve essere un'attrazione mitica per le origini. C'è un'autrice che ho citato, la Donnelly, americana, che dice una cosa interessante, che la felicità amorosa, quella vera, la vera pienezza, quella vera, è impossibile, la evitiamo, perché rappresenterebbe per l'inconscio una regressione, un perdersi, una regressione, usa queste parole, perdere le funzioni superiori, cioè una minaccia di regressione ingestibile per l'inconscio. E allora scegliamo, come dire, delle soluzioni di compromesso, ecco, dei matrimoni di compromesso, sempre un po' difensivi rispetto a certe pienezze, perché il raggiungimento amoroso è temuto da tutti, in quanto rimanderebbe nell'inconscio a quella che tu chiami le origini, a quella pienezza originaria, mitica, perduta, per sempre perduta, che però vogliamo evitare nel timore, io dico banalmente, di impazzire, cioè lei dice di perdere le funzioni superiori, e penso che sia un'ipotesi interessante, ecco, interessante. Ma anche pensavo, Rossella, perché dopo si fa l'esperienza che non ci può essere più altro. Cioè, una volta che si arriva al massimo del piacere, non si può fare solo l'esperienza che non c'è altro, che non c'è più niente. E questo può essere vissuto inconsciamente come molto catastrofico. Questa è una cosa, Donatella, che ad esempio dicono i tossicodipendenti, i bulimici, tutta l'ampia categoria delle dipendenze, che è una categoria immensa, secondo me. Loro dicono non c'è piacere maggiore, non c'è altro dopo, come se quel nirvana lì, quell'azzeramento di tensione, fosse proprio il massimo che loro raggiungono con un oggetto appunto non umano, con una sostanza, con un godimento attraverso una sostanza, o l'azzeramento della sostanza nell'anoressia, è la stessa cosa, ecco, è il suo contrario. Stummer wie er von Kindern stumm